al presidente della giuria, che è il direttore artistico, che ringrazio per la straordinario lavoro che fanno ogni anno e quest'anno ancora di più. Però mi preme sottolineare due cose. Una molto bella, questo rapporto che ha il nostro premio con il Berlin Musica. C'è un rapporto veramente ipipiaco, fatto tra l'altro di rapporti con Nina in maniera veramente fraterna, per cui siamo orgogliosi di questo fatto e di questo gemellaggio con la musica. Poi abbiamo l'étoile che stanno nella nostra Positano, per cui non possiamo che essere super contenti. L'altra cosa che mi preme dire è che questo premio rappresenta un po' la nostra città, perché rappresenta la storia di Massini, di Nuria, che sono stati i nostri ospiti per tanti anni, per cui siamo veramente orgogliosi di tutto quello che facciamo, come giustamente diceva Alfio, per la danza. Questo era un premio che veniva fatto per tantissimi anni dall'azienda Soggiorno e Turismo, dal direttore Luca Vespoli, ecco perché ho voluto fortemente, devo dire, ho trovato subito l'adesione sia del presidente della giuria che del direttore artistico Luca Vespoli, che è stato l'anima di questo premio per tantissimi anni, delle 47 edizioni, almeno 35, se non di più, sono state a cura di Luca Vespoli. Luca Vespoli era direttore dell'azienda Soggiorno e Turismo, che è un ente della regione Campania. Perché dico questo? Perché la Regione Campania da un po' di anni, malgrado il direttore artistico è veramente molto molto elegante nel dire che compartecipa, ma una compartecipazione del 15%, lo dico ai giornalisti presenti, è veramente vergognosa per un premio di questo livello, di un premio che ha un riconoscimento mondiale, un premio che è il premio più antico al mondo, un premio che ha 47 anni. Trovate una manifestazione che si svolge da 47 anni in Italia, vi posso dire che non è facilissimo, non è facilissimo. Per cui sono doppiamente orgoglioso, caro Alfio, che quest'anno abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare e lo faremo sempre con orgoglio della nostra città e con l'unione della nostra città, facendo sempre meglio e facendo con le nostre risorse, non avendo bisogno né della Regione Campania e né di altri che pensano che questo premio non meriti quello che effettivamente è. Ecco il perché spiegato, perché ho voluto parlare per ultimo, no? Perché se partivo così, allora dice, invece no, ho voluto far dire prima tutte le cose belle al presidente, prima al direttore artistico, e poi ho voluto precisare che questa manifestazione è fatta con l'85% dai fondi comunali del comune di Positano. Detto questo, però non è finita qui, ecco. Dimenticato di dire la prima cosa bella con la Russia, no? Veramente avere la sorpresa di aprire il premio del Boccea e vedere la nostra villa romana è veramente un qualcosa di incantevole, un qualcosa che noi abbiamo voluto ricondurre a questo premio, e ecco il perché della conferenza stampa, non alla Camera dei Deputati, non al Senato, non al Comune di Roma, ma in questo posto che è un posto millenario, cioè qua già 2000 anni fa c'era chi faceva turismo nella nostra Positano, e l'abbiamo voluto legare ancora di più quest'anno, tant'è vero che dopo, tra pochi minuti, il tempo di finire questa conferenza, si inaugurerà una mostra sulla villa romana che racconta quello che era ieri Positano, quello che è oggi e quello che sarà domani, perché a pochi metri da noi, tra poche settimane, pochi mesi, inizierà un nuovo scavo che ci porterà ad avere altri 150 metri di una bellezza di questo tipo. Ecco il perché abbiamo ancora di più quest'anno voluto avere il meglio che ci fosse nel mondo, caro Presidente, grazie a te, grazie all'opera della giuria, a cui chiaramente mi unisco nel ringraziare per il lavoro che viene fatto durante l'anno. Ancora grazie a Laura Valente per tutto
tutto quello che sopporto, perché sopportare il sindaco di Positano non è proprio facilissimo. Per cui grazie a tutti gli artisti che si esibiranno domani, grazie a tutti quelli che hanno collaborato sia alla mostra, sia al premio, sia a tutto quello che si è organizzato nel paese in questi giorni. Logicamente vi invito a vivere la nostra bella Positano a pieno, dalla vita romana, alla nostra spiaggia, alla nostra isola, a tutto quello che volete. Chiaramente il direttore artistico è qui apposta per soddisfare tutte le esigenze. Grazie, grazie. Stasera il nostro Gigi Neri che è il alla fine. Ma devi prendere sempre! Ah, scusa, pensavo che comunque sei già stato zittito. No, è un gioco. Vai, assolutamente. No, ovviamente tutto questo accade perché c'è sempre tanta gente, e vi assicuro tanta, che lavora dietro le quinte, e chi conosce il palcoscenico lo sa. E quindi io voglio ringraziare tutto lo staff. Prima di tutti Giovanni Petrone, grazie Giovanni.